Ma buon salve a tutti! Oggi, scovando per l'internet, ho trovato, anzi ritrovato, una cosa abbastanza particolare. In che senso? Non so se avete presente le sottomarche, ovvero le parodie delle marche originali, marche più famose dei brand, dei prodotti, per esempio come Dolce Banana, oppure Polystation. Una di quelle più famose. Oggi andremo a vedere proprio quello. Ringrazio Reddit per avermi dato questa perla, questo content per oggi. Vi ricordo prima di iniziare di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale e di seguirmi su tutti i social se ancora non lo avete fatto. Detto questo, iniziamo con il primo, che è una Land Rover di Wish, in poche parole. Per chi sa, la Land Rover fa fuoristrada, auto abbastanza grandi. Questo invece sembra un mix tra una Fiat 500 nuova e un pandino, sembra più o meno quello, solo in versione un po' più grande. Cioè, non mi sembra un'auto da Land Rover. Poi, se esiste veramente, fatemelo sapere nei commenti, perché io non ho mai visto un'auto del genere. Sembra Land Rover di Wish, come si deve chiamare la marca? Land Rover? Come si chiama? Perché mo sono curioso di sapere come hanno cambiato il nome dell'azienda di queste auto. Iniziamo proprio bene. Ma devo dire, tutto sommato io l'acquisterei, però non avrò la garanzia della Land Rover. Sicuro 100-100, saranno quelle cinesate lì, fatte sul momento. Non abbiamo visto ancora nulla, siamo ancora all'inizio. Notate qualcosa di strano in questa immagine? Notate qualcosa di strano in questo gioco per Android? Bene sì, se vedete attentamente, il protagonista è niente proprio di meno che Ash con la bandiera della Turchia. Ma ci rendiamo conto? Un Ash particolare, sembrano tipo quei template presi per Photoshop dove ci sono questi personaggi anime giapponesi. La stessa cosa, solo che hanno inserito poi i PNG per renderli simili ai Pokémon. Poi quella Pokéball che sembra un uovo, ok. Poi abbiamo un Pikachu che sembra uno scoiattolo barra Pikachu, perfetto. Poi al lato abbiamo altri Pokémon tipo Charnandar, che è sicuro la parodia di Charmander. Oppure Budasaur, che non sembra nemmeno Bulbasaur. Cioè, abbiamo la parodia, manco la parodia, la versione fake di Pokémon. Che se l'azienda di Pokémon querelasse questa, vincerebbe la causa 100-100. È palese. È palese, è la versione di Wish che poi si chiama Drago Hunters. Cioè, ma io non lo so, certa gente pur di guadagnarci qualcosa sui giochini Android ci fanno le parodie. Vabbè, che ho visto di peggio sul Play Store, ne girano di giochi fake, ne girano a bizzeffe, che hanno origine da altri giochi. Cioè, nemmeno originalità pari a zero. A zero, e ho detto tutto. Che cazzo è? La parodia di Lego? Abbiamo la versione fake di Lego, che non so nemmeno come si chiama questa marca. Boh, leggiamo attentamente. My Little Loni. Manco Pony, My Little Loni. Almeno dalla confezione sembra uguale e preciso a quello originale, solo che hanno cambiato il logo della Lego e camuffato un po' il nome di My Little Pony con My Little Loni. Ma che cazzo? Io non lo so chi è che ha questa genialità di creare questi prodotti fake. Io non oso immaginare nemmeno il prezzo, anzi, non lo voglio nemmeno sapere. Guarda, se volete, andiamo ad acquistare uno di questi prodotti. Se volete, lo acquisteremo. E lo premeremo o in live sul canale Viola o farò un video su YouTube. Scrivetemi nei commenti se volete una cosa del genere, perché io lo farò una cazzata del genere. Ovviamente non acquisterò l'auto, acquisterò piccolezze, ecco, tipo questa cosa di My Little Loni, sempre se non costa un occhio della testa. Non l'hanno ancora denunciati a sti qua, non hanno ancora fatto chiudere l'azienda. Cioè, hanno rubato un prodotto palesemente. E rubare un prodotto. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, Panasonic. Penesaming! C'è anche Penesaming! Perfetto! E dalla batteria noto che secondo me è stata corrosa dall'acido interno. Quindi non è una batteria di qualità, è tipo le batterie quelle che vendevano le bancarelle, quelle cinesi, quelle rosse. Non so se avete mai presente, avete mai visto queste batterie. La stessa cosa, solo che qui lo chiamano Penesaming. Perfetto, la versione proprio cinese delle batterie Panasonic. Forse la qualità è quella scadente della batteria, il resto
si avvicina abbastanza, dai. Diciamo che la sufficienza se lo merita colui che ha fatto tutto ciò, colui che ha fatto la grafica di queste batterie. Devo essere sincero. Però la prossima volta fatele di qualità, perché sennò non voglio prendermi qualcosa se mi prendo queste batterie, non voglio finire in ospedale. Ma andiamo avanti con una versione araba di Call of Duty. E che cazzo hanno messo in copertina? Ma che cazzo è sta cosa? Ma cos'è? Momento, 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 momento. Ma cos'è sta cagata? Immagino che tu lo metti nel PC e ti partono 3000 virus, oppure ti parte un gioco particolare, ecco, dove devi andare a bombardare qualcosa. Non posso dirlo perché è black humor, poi YouTube mi blocca il video e ciao e arrivederci. Già non guadagno un cazzo da sti video, poi se me li blocchi siamo messi proprio male. Ma che cazzo di versione di Call of Duty è questa? Call of Duty non si sa, forse è la prima, forse... Boh, non si capisce che versione è di Call of Duty. Abbiamo sta faccia bellissima nella copertina del gioco. Cioè, un gioco è una garanzia. Quando tu a Natale chiedi il gioco di Call of Duty e ti arriva per regalo questa versione. Perfetto, direi. Cioè, nemmeno hanno cambiato il nome del gioco. Nemmeno l'hanno cambiato, quindi è querelabile 100%. Non è che dici, camuffiamo il nome del gioco. Stavolta nemmeno quello. Nemmeno quello. Spero non abbiano copiato palesemente il gioco e cambiato semplicemente la copertina. Se è così, proprio greve, greve. Victoria Segert. E per ultimo abbiamo Vocoboc... Cheese Zero Et. Cazzetto! Che cazzo c'è scritto? Vocoboc Cheese Zero Et. Che cazzo di lingua è? Ma che cazzo di lingua è? Sembra tipo uno che sbatte la testa sulla tastiera, proprio palesemente così. E la prima cosa che c'è scritto è la marca del prodotto. Dal nome sembra un prodotto di altissima qualità, signori. Cioè, non è che ce n'è una versione, ce ne sono ben due. Anzi, forse ce ne sarà anche una terza, perché sicuro ce n'è una terza. Per esempio, voi crias. Screat, script. Sì, l'ho detto all'italiano maniera, screat. Voi crias, script. Ma che cazzo è? Ma cos'è sta buffonata? Sembrano nemmeno i vestiti che vendono agli cinesi. Cioè, almeno lì non le mettono proprio le marche, fanno prima, ma qui proprio camuffarli in questo modo, dai. Ma nemmeno Dolce Banana facevano ste cose. Ma andiamo avanti. Abbiamo la nuova versione di Calvin Klein, estate 2022. Indovinate un po' come si chiama? Knil Kinlu. Che cazzo hanno fatto qua? Come sono usciti a Knil Kinlu? Come sono usciti a questo nome? Come sono usciti? Cosa cazzo? What the fuck? Io mi immagino i manager, i capi che si mettono lì a ideare un nome per il loro prodotto, fanno: ma come lo chiamiamo questo paio di mutande che è palesemente la copia di Calvin Klein? Ma vediamo bene le lettere, perché non le chiamiamo Knil Kinlu? Sai, un nome interessante, sai. Facciamo i big money con questo nome, un nome è una garanzia. Ma non è finito qua, signori, non è finito qua, perché abbiamo l'ultima perla di oggi. Conoscete voi il Dr. Pepper, una bevanda? Credo sia di origine americana. Sta, diciamo, spopolando tra virgolette anche in Italia. Anche se io l'ho assaggiato e non mi piace molto il sapore. Mi pare di aver sentito un gusto di vaniglia. Ora, l'ho presa una volta, mi ha fatto schifo e non l'ho preso più. Ma vedete attentamente questa immagine. Guardate come hanno camuffato il Dr. Pepper. Professor Peppi, Zero Sugar. Professor Peppi, perfetto. Chiudiamo in bellezza col Professor Peppi. Ma perché? Ma pure io devo stare in mezzo ai prodotti. Cioè, ormai non sanno più cosa fare. Pur di vendere le sottomarche, ma nemmeno sottomarche, perché le sottomarche hanno un'azienda loro. Questa è la sottomarca più sottomarca, la versione proprio scrausa. Che se l'assaggi ti vengono 3000 malattie, vai a finire in ospedale dopo aver assaggiato un professor Peppi. Oppure vai a finire al cesso per tutto il giorno. Ma che cazzo è? Ma cos'è sta cagata? No, io voglio vedere dove vendono il professor Peppi, la compro e la voglio assaggiare. La voglio assaggiare, guarda. Spero non sia peggio della Coca-Cola che fanno all'Eurospin. Spero non sia peggio di quello. Che dire, signori? Il mondo è bello perché vario, perché abbiamo varietà di prodotti, come abbiamo visto, varietà di aziende, varietà di marche. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi su tutti i social, ovviamente trovate sempre in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima, sperando con
non con marche di Wish, spero con cose, diciamo, originali.